di questo video continuiamo a parlare di marketing strategico secondo Jay Abraham. Siamo arrivati finalmente al fascicolo 2, il cui titolo è La mentalità dell'imprenditore. Che mentalità deve possedere un vero, tra virgolette, imprenditore? Pertanto, se sei un imprenditore, questo video è per te. Ovviamente se pensi di poter apprendere qualcosa, altrimenti va bene così, cambia canale. Iniziamo subito. Parlerò di quattro principi, principio 7, 8, 9 e 10, tutti insieme, anche perché ribadiscono un po' i concetti di cui ti ho parlato nei precedenti video e anche per velocizzare un po' la spiegazione di questi principi, altrimenti finiamo l'anno prossimo. Principio 7, la strategia dell'ottimizzazione. Che cosa significa? Significa che dobbiamo porci un obiettivo e questo è risaputo, altrimenti non arriviamo neanche fuori alla porta di casa. Una volta fatto questo, bisogna cercare di capire come raggiungere quell'obiettivo e tutti i passi concreti da compiere per arrivare a raggiungere l'obiettivo. Bisogna in un certo senso quindi avere un piano che ci dica in che modo arrivare da qui a lì, quindi da qui al nostro obiettivo, in modo semplice, specifico e affidabile. Principio 8, risiede tutto nel contributo. Questo riprende quello che ti ho già spiegato negli scorsi video. Bisogna avere uno scopo più alto. Jay Abraham lo ripete in continuazione, forse per farlo entrare proprio in testa, per far sì che il lettore lo interiorizzi e lo faccia suo, perché è un concetto che gli sta particolarmente a cuore. Quindi bisogna dare un contributo anche agli altri, cioè avere uno scopo più alto e portare dei vantaggi non solo a se stessi, ma anche agli altri, ma anche al cliente. Questo è il principio più grande, perché è il principio che ti aiuta ad ottenere i veri risultati. Quindi, come dice Jay Abraham, ripeto proprio la sua frase, anzi te la leggo proprio: tu, in quanto proprietario di un'azienda o professionista, hai il dovere di aiutare i tuoi clienti a ottenere il massimo da tutto ciò che fanno. Quindi, principio 8, risiede tutto nel contributo, bisogna avere uno scopo più alto, portare dei vantaggi non solo a se stessi, ma anche al cliente. Principio 9, il potere della strategia. Bisogna avere una strategia ben definita per poter raggiungere il proprio obiettivo. Come fare? Attraverso una lista. Non si tratta di un sistema inventato da me o da Jay Abraham. Tutti i corsi di crescita personale, se ne seguirai uno, potrai testarlo sulla tua pelle, te lo insegnano. Bisogna fare una lista di tutte le cose che ci sono da fare e poi metterle in ordine, ovviamente in ordine di importanza. Ogni giorno dovrai partire dalle priorità, da ciò che si trova in cima alla lista, e ogni volta che compi una determinata azione, quello che è previsto dalla lista, sbarrarla e passare poi all'azione, al lavoro successivo. Se un giorno non hai tempo di svolgere tante attività, dovrai svolgerne soltanto una e dovrai partire da ciò che si trova in cima a quella lista. Ti garantisco, e lo garantisce anche Jay Abraham, ma ti dico che l'ho sperimentato proprio nel mio lavoro, ti garantisco che nell'arco di 1-2 mesi riuscirai a vedere già i primi risultati, perché questo è uno dei metodi più efficaci. Molte volte noi siamo lì a procrastinare, perdiamo tempo, non sappiamo bene cosa fare, quando farla, abbiamo tante cose da fare, ma non le facciamo tutte o le facciamo male, non abbiamo in un certo senso un'organizzazione all'interno della nostra testa, e questo è quello che serve per poter riuscire a ottenere dei risultati. Altrimenti ci riduciamo a fare tutto e a non fare niente, ed è uno dei motivi che ci allontana sempre di più dal nostro obiettivo. Principio 10, ultimo di questo video, emulazione creativa. Bellissimo. Non sto parlando, attenzione, di plagio, ma di emulare gli altri. Cosa significa? Prendere un'idea vincente,
magari applicata in un altro campo diverso dal tuo, prendere quell'idea ed emularla, copiarla in un certo senso e applicarla al proprio business. Non si tratta, ripeto, di plagio, ma come ci dice anche J. Abraham, è perfettamente accettabile copiare le idee degli altri, soprattutto se abbiamo le prove concrete che questa idea funziona applicata in un altro campo. Noterai, se ti informi bene al riguardo, magari dopo aver visto questo video, che tutte le innovazioni nell'ambito del marketing, tutto ciò che ha avuto maggiore riscontro, non era altro che un adattamento delle idee. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna prendere le idee presenti in altri campi, farle proprie e applicarle al proprio business, al proprio settore e al proprio campo. Quindi estrapola e adatta. Come bisogna fare tutto questo? O meglio, come bisogna essere? Bisogna avere uno spirito orientato alla scoperta, bisogna essere un po', avere un atteggiamento da indagatori, bisogna essere delle persone curiose, quindi esplorare, curiosare anche altri business e altri settori e applicare le loro idee, le idee vincenti, idee che sappiamo concretamente che hanno ottenuto comunque dei risultati, prenderle e emularle e applicarle al nostro business. Questo è uno dei principi più belli, che mi piace di più insieme a quello scopo più alto, tra i primi 10 principi suggeriti da J. Abraham. Spero che questo video ti sia stato utile. Intanto per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ti aspetto.